I farmaci biologici hanno cambiato il modo di percepire la malattia di Crohn e la colite ulcerosa. Ne abbiamo parlato con il dottor Alessandro Armuzzi dell'Università Cattolica di Roma in occasione di un incontro sulla colite ulcerosa, qualità di vita in primo piano. Allora, dottor Armuzzi, innanzitutto cosa vuol dire questa affermazione? Perché i biologici sono una rivoluzione in questo settore? Perché da quando sono stati introdotti circa 15 anni fa per la malattia di Crohn, hanno fatto vedere che veramente erano farmaci in grado di funzionare laddove le altre terapie che si avevano a disposizione al tempo non erano più in grado di funzionare, dando anche dei benefici aggiunti come il ridotto utilizzo di steroidi, la guarigione delle ulcere intestinali e anche nel breve medio termine una ridotta medicalizzazione di questi pazienti, perché sono meno ricoveri, meno interventi chirurgici. Da qualche giorno è disponibile anche per l'Italia una nuova terapia biologica, già indicata in realtà in campo reumatologico. E di che molecola si tratta e quali sono i vantaggi che apporta rispetto agli altri biologici che già sono in commercio? Da oggi avremo a disposizione il Golimumab, che è un farmaco biologico anti-TNF-alfa di ultima generazione, già approvato per patologie reumatologiche come artrite reumatoide e spondilite anchilosante, e che appunto è stato approvato e potrà essere utilizzato in pazienti affetti da colite ulcerosa. È un anti-TNF peculiare perché si può somministrare sottocute e l'ulteriore peculiarità è che si somministra una volta al mese, quindi il paziente, una volta istruito su come autosomministrarselo, porta a casa il pacchetto di penne e una volta al mese si fa semplicemente un'iniezione sottocutanea. Quali sono i passi avanti ora che ci possiamo aspettare per i nuovi farmaci che arriveranno? I passi avanti, questo campo della medicina è in continua evoluzione, quindi abbiamo un armamentario ormai di terapie biologiche costituito dagli anti-TNF-alfa che ci ha permesso di adattare la terapia, iniziarla in maniera cosiddetta con tempismo nei pazienti che ne avevano bisogno, e a seconda delle esigenze del paziente o della tipologia di malattia abbiamo imparato e stiamo imparando quale dei vari anti-TNF-alfa usare. È chiaro che in futuro arriveranno anche altri farmaci che non colpiranno il TNF-alfa ma avranno altri bersagli terapeutici. Però, come si diceva oggi in sala, in realtà questi farmaci biologici, gli anti-TNF-alfa, non vengono dati a tutti i pazienti. Allora, qual è il momento migliore o qual è il paziente giusto per somministrare queste molecole? Innanzitutto sono farmaci che fortunatamente non tutti i pazienti ne hanno bisogno. Sono i pazienti con malattia di Crohn o colite ulcerosa un po' più impegnativi, che necessitano magari di cortisone in eccesso, che necessitano di immunosoppressori, i quali a volte non funzionano. Ecco, sono questa categoria di pazienti moderatamente gravi, che se non sono tenuti perfettamente sotto controllo con le terapie tradizionali, allora lì il biologico fa veramente la differenza. Dottore, infine, anche per quanto riguarda gli effetti collaterali, immagino che siano diminuiti con questi farmaci biologici e con l'ultimo arrivato. C'è qualche differenza anche appunto nell'ultimo approvato e messo in commercio per l'Italia? No, rispetto agli altri biologici anti-TNF-alfa il profilo di sicurezza è perfettamente sovrapponibile. Diciamo che noi abbiamo imparato ad usarli meglio e quindi probabilmente abbiamo meno effetti collaterali perché li introduciamo quando è opportuno e non troppo tardi o quando non servono più.